Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizierà una bella carrellata di video recensione perché come sempre ho dato uno sguardo al mio quadernino degli appunti ed è uscito la qualunque. Ragazze, veramente non riesco più a stare dietro al canale per motivi di lavoro, quindi mi si è accumulata roba da recensire, cose acquistate. La qualunque, ho un bustone di prodotti smaltiti di cui vi devo parlare. Vabbè, sorvoliamo. Concentriamoci su questo video, altrimenti non ce ne usciamo più. Allora, in questo video vi voglio recensire alcuni prodotti di skincare che vanno dall'idratazione, pulizia e anche scrub. Chiedo scusa. Giù nell'info box trovate la lista completa di questi prodotti che vi sto recensire. Se ti piacciono le mie recensioni, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, iscriviti al canale. Ci saranno diverse recensioni, ripeto, ripetita iuvant dovrebbe essere. Ok, partiamo subito. Allora, i primi prodotti sono, andrò rapida perché sono tre provine, quattro sample. Allora, i primi due sono del dottor Auschka, dovrebbe pronunciarsi. Allora, il primo è un balsamo per il corpo lavanda sandalo. Allora, è una cremina molto delicata, profumatissima di sandalo, è quel profumo che ti aiuta a rilassare completamente il cervello, a chiuderlo dopo una giornata intensa e anche emozionante e a trovare la pace interiore per andare a nanna. La pelle è idratata, soffice, veramente un ottimo prodotto. Ripeto, il profumo è paradisiaco, considerando che oggi ho un'altra giornata molto intensa, sniffare non fa mai male. L'altro prodotto del dottor Auschka dovrebbe essere, è sempre un balsamo rigenerante per il corpo. Il profumo di questo prodotto è molto più pungente, come l'altro è stato un balsamo molto idratante, delicato sulla pelle, una confezione così piccolina, un sample, sono riuscita a idratarmi tutta la pelle, anche ovviamente, come nel primo caso, le parti un po' più complicate, come possono essere i gomiti, le ginocchia, eccetera. Un'ottima profumazione, veramente un ottimo prodotto. Vado veloce perché ovviamente sono prodotti che ho avuto possibilità di provarli una sola volta e se vado indietro con il cervello, con la memoria, anche diversi mesi fa, quindi mi ricordo la sensazione, ma sapete, quando si prova un prodotto, se fa schifo, te lo ricorderai a vita. Se è un prodotto wow, ma ha pochi difetti, ti ricordi il wow, ma non ti ricordi i difetti. Se invece è un prodotto super top, ovviamente poi lo vai a comprare. Funziona quasi sempre così. Questo, diciamo, è quella via di mezzo che ha una buona profumazione, una buona idratazione. Ricordo la texture abbastanza leggera, però buono. Prodotto della Bottega Verde è un burro corpo al karité, nutriente protettivo con burro di karité per pelli normali e secche, 96 ingredienti di origine naturale. Questo prodotto ricordo benissimo che ho pensato, cavolo, è un burro, cavolo quanto è senza consistenza. Io mi immagino il burro, un bel burrozzo, ok, che era in confezioncina così. In negozio ovviamente l'ho visto nelle confezioni classiche dei burri, ma si scioglie con troppa facilità anche in pieno inverno, che a casa mia sorvoliamo un inverno, praticamente noi abbiamo avuto i termosifoni, ma il controllo ce l'aveva la proprietaria di casa, perché questo è un bed and breakfast che noi, al quale noi abbiamo affittato nel periodo Covid, quindi loro non avevano clienti, noi stavamo cercando una casa in questa zona e ci siamo combinati. Comunque, sorvoliamo questo, la proprietaria ha il controllo, quindi ci ha sparato a palle termosifoni. Io praticamente quest'inverno dormivo quasi in mutande. Comunque, è il latte corpo con burro di karité troppo leggero per
l'immaginario collettivo, diciamo così. Però il profumo si sente ancora molto buono, delicato, idratante, perché comunque era un prodotto idratante, ma me lo aspettavo più corposo. Ultimo prodotto di questi in piccola confezione, questo è un prodotto dell'Elan, dei I Giardini Segreti, i fiori di vaniglia, crema profumata per il corpo, vellutata e nutriente. Questo è un pochino più grande rispetto agli altri, l'Elan fa le confezioni sample un po' più grandi, quindi l'ho provato, praticamente mi sono idratata il corpo e poi mi ricordo il giorno dopo le mani prima di uscire, perché mi era rimasta questa bella sensazione profumata sul corpo che la volevo sentire tutta la giornata sulle mani e ne ho approfittato. Forse ce n'è ancora? No, è soltanto gonfia la col... Ah no, ne è uscito un pochino. Ne approfittiamo. Ecco il profumo, me lo ricordavo. Ragazzi, è un profumo paradisiaco, delicato, sembra di camminare in un giardino fiorito, bello in primavera, veramente un ottimo, ottimo prodotto. La vaniglia si sente delicata, quindi lascia quella sensazione dolciastra che non ti fa venire fame, però stuzzica un pochettino il naso e poi è veramente molto molto nutriente. In inverno ormai ovviamente in questo periodo, e lo diciamo tutti quanti, sono terrificanti e mi ha idratato benissimo le mani. Ok, il prodotto che sto usando in questo periodo per detergere il viso, considerato che venivamo ovviamente dall'inverno, io sto registrando i primi di giugno, ma sono prodotti che ho iniziato a utilizzare comunque durante l'inverno. Allora, è dei Provenzali, è una saponetta, si chiama hashtag puro vero per donne vere, i Provenzali. Dedichiamo a tutte le donne un nuovo fiore, quello della bellezza biologica. Era una saponetta, ci sono i residui, saponetta vegetale extrafine all'olio di mandorle dolci biologico da 100 grammi. Ne ho ancora un'altra da iniziare a utilizzare. Questa è la confezione che a breve andrà in uso. E in bagno ci sono rimasti i residui di questa. È durata tanto, è una saponetta bianca come avete visto, che fa una bella schiuma, deterge il viso, lo lascia morbido e idratato. Ho preferito utilizzarlo per la detersione del viso, per contrastare gli sbalzi di temperatura. In ogni caso, io quando mi strucco utilizzo i prodotti per lo struccaggio, ma la mattina o per togliere i residui degli struccanti, ho preferito una saponetta molto idratante che non mi ha causato né brufoli né imperfezioni. Ho avuto la pelle idratata anche combattendo gli sbalzi di temperatura, quindi mi sono trovata molto bene. Questa me la regalò una ragazza che giocava con me a pallavolo e mi è piaciuta tantissimo, mi sta piacendo tantissimo e continuerò a utilizzarla. Non so se ora con l'estate aprirò la seconda o me la conservo per l'anno prossimo, probabilmente me la conserverò per l'inverno prossimo perché è molto idratante, ho paura che poi ci sia un eccesso di idratazione, ma è stata eccezionale. Poi due prodotti della stessa linea di Yves Rocher che ho avuto come sample su un acquisto, sono della linea Elixir Jeunesse. Il primo è trattamento ristrutturante giorno e il secondo invece è il siero doppia azione da applicare mattina e sera. La crema è solo giorno e il siero mattina e sera. Partiamo dalla crema. L'ho utilizzata ovviamente di giorno sopra il siero e sopra sono andata a mettere sempre la crema con fattore SPF 50 più 30, poi dipendeva dai casi. È una crema leggera che non fa stratone, ottima anche sotto il trucco e ottima anche per la stratificazione dei prodotti, cioè non mi ha appesantito la pelle, considerando che ho messo siero, lei, crema solare, sì, siero, lei, crema solare, fondotinta, correttori.
non mi ha appesantito eccessivamente, quindi è ottima anche come base trucco. Mi ha lasciato la pelle idratata, molto liftata, è un parolone, però bella tesa, ovviamente aiutata molto dal siero. Il siero l'ho utilizzato la mattina sotto la crema e la sera a solo. Lo mettevo giusto qualche goccia e lo andavo a spandere. Mi ha disteso i tratti, idratato la pelle durante la notte, non me l'ha appesantita. È stato veramente un ottimo prodotto notturno. Non ho voluto aggiungere a questa un'altra crema notturna per evitare di avere contrasti di creme, che già la mattina le usavo insieme, quindi avevo una linea tra virgolette quasi completa. Non volevo la sera mettere sopra questo siero una crema di un'altra marca con altri principi per evitare di accumulare cose, quindi ho usato solo il siero e mi sono trovata egregiamente, pelle idratata, distesa, ottimo, veramente ottimo. Come ti chiami? L'ho detto, siero doppia azione. Perfect. Veramente una bellissima linea. Ora vi voglio recensire questa confezione che ho trovato in super saldo da Happy Casa post vacanze estive, vacanze in regali di Natale praticamente, è della Fito Relax. La linea era la Canapa Body Ritual, l'olio e semi di canapa sativa biologica ricco di acidi grassi omega 3, 6, 9 essenziali per il benessere della pelle e dalle straordinarie proprietà idratanti e antiossidanti. All'interno c'erano il bagno doccia e il latte corpo, tutto made in Italy, 98% di origine vegetale, vegan, ok, certificato dai laboratori IAB. Cosa più? Le esclusive formule e il design unico dei cosmetici Arbobor sono creati in Italia dalla nostra sede in Emilia, in provincia di Ozzano di Emilia, in provincia di Bologna. Qui progettiamo e studiamo tutti i cosmetici a marchio Fitorelax. Selezioniamo i migliori fornitori del nostro territorio italiano, da sempre acquistiamo le materie prime, il packaging primario, gli impianti e macchinari da fornitori italiani. Per garantirvi la qualità che ci contraddistingue, scegliamo i migliori collaboratori italiani per i servizi esterni di analisi e test eseguiti da laboratori e università. Sin dalla sua nascita ha intrapreso un percorso di sostenibilità dello sviluppo dei cosmetici, rispondendo al desiderio sempre più condiviso di cosmetica consapevole, attenta ai principi di sicurezza, efficacia e ecosostenibilità ambientale. Oggi ci impegniamo sempre più ad adottare componenti virtuosi, contribuendo alla nascita di nuovi alberi e rigorose foreste, grazie alla partnership nata nel 2019 con Freedom, la piattaforma web internazionale che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Ogni albero ha la sua pagina online, viene geolocalizzato, fotografato e può essere costruito o regalato virtualmente a terzi. Che cosa carina! Dove si trovano le nostre foreste? Africa, in Sicilia, Tanzania, Kenya, bello! Qualche altra informazione: l'olio idratante e rilassante ai semi di canapa sativa biologica, dalle proprietà antiossidanti e idratanti, è ricco di acidi grassi omega 3, 6, 9. La schiuma ricca e delicata spinge una meravigliosa sensazione di benessere, ed è verissima, è così delicata, rilascia il profumo, poi in combo col profumo della crema che c'è in questo momento addosso, ragazzi, è veramente di un profumo e di un ambient mentale molto efficace, veramente. Qualche altra info? Vabbè, come
smaltirlo. Il latte corpo idratante e rilassante, sempre con i semi di canapa sativa biologico, dalle proprietà idratanti e antiossidanti, è ricco degli stessi acidi grassi omega 3, 6 e 9. La texture è leggera e facile di assorbimento, è velocissima, la usa anche il mio compagno. Di solito i maschietti non vogliono utilizzare creme e cremine perché si scocciano, non è un rituale che a loro fa piacere, invece questa la considera bella, facile da stendere, si assorbe, così subito dopo può andarsene a nanna, stare rilassato, eccetera. Non diventa una routine pesante, perciò mi è piaciuta molto. All'interno la confezione si presentava così, con i due prodotti. Questo ovviamente è il latte corpo, che praticamente è quasi finito, e questo è il bagno doccia che abbiamo iniziato a utilizzare da pochissimo, perché prima avevamo altre cose da smaltire. Vabbè, ho detto praticamente tutto, già leggendo semplicemente le informazioni e dando info dalla scatola. Le confezioni sono anche molto carine da esporre, sia questa in bagno che questa sull'avanti. Molto 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 carino. Eventualmente dovessi ritornare a breve e trovare qualche altro prodotto, o prossimamente credo che prenderò qualche altra confezione, magari con qualche altra profumazione. Mi sono piaciute tantissimo. Non c'è il prezzo, ma tipo era scontato del 70%, e neanche una crema di supermercato l'avrei pagata così poco, perciò ero andata subito, l'avevo presa. Poi proseguiamo, sto per perdere la voce. Idratazione contorno occhi della CeraVe. Questa è la crema contorno occhi riparatrice, riduce l'aspetto di borse occhiaie, aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico, senza profumo non comedonogica. In italiano non mi ricordo, mi sa che non c'è in italiano. Vediamo sulla confezione interna, no, non c'è spiegazione, ma è possibile? Ecco qua, vabbè, applicare sul contorno e massaggiare fino all'assorbimento, evitare il contatto con gli occhi, vabbè, non dice niente di che. È una confezione da 14 ml, quindi 13 grammi, di solito fanno i 15 ml classici, però vabbè, un pochino più piccolina. Ha una texture un po' compatta rispetto alle classiche creme contorno occhi. Il beccuccio è questo, questa è la confezione e questa è la crema. Ha una bella consistenza, non stupidina, non mi viene il termine corretto, si lascia ben massaggiare sul contorno, si fanno tutti i massaggini del caso, riesco a fare veramente tutti i massaggini, quelli per il contorno, per sgonfiare, per rimpolpare la zona. La sera ne metto leggermente in abbondanza in questa zona qua, dove escono ovviamente le zampine di gallina, e la mattina sono idratatissima, non ho segni di disidratazione notturna. È veramente un'ottima crema, mi sta piacendo tanto, ne sta giovando molto il mio contorno. Io comunque ho i miei, diciamo, 37 anni e ho pochissimi segni di espressione in questa zona, perché l'ho sempre idratata molto, e in questo periodo utilizzando questa crema la vedo ancora più idratata e sono molto soddisfatta del mio lavoro. Della stessa marca comprai anche la crema viso idratante per pelli da normali a secche, con protezione dai raggi UV, idrata tutto il giorno e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle, sempre con 3 ceramidi essenziali, niacinamide, acido ialuronico, SPF 25.
che per me, per il mio gusto, è un po' basso. È una protezione che io utilizzerei più durante il periodo invernale, ma a breve stratificherò con altre creme solari, cioè andrò a mettere questa finché non la finisco, ma sopra i miei 50 più. La confezione è da 72 da 52 ml ed ha un bellissimo dosatore. Vediamo se la confezione è questa. E ha la pompettina così e questa è la crema che è molto fluida ma non lascia alone bianco, idrata benissimo la pelle, ne approfitto, idratiamo e proteggiamo anche il dorso delle mani, idrata la pelle, non fa spessore, anzi è molto sottile come crema. Non va a ostacolare l'effetto del primer e o del fondotinta. Mi sta piacendo molto. Le mie due macchielone che mi sono uscite qua, per il momento le tengo a bada mettendo sempre abbondante crema in quella zona e ovviamente su tutto il viso. È anche molto idratante. È un'ottima crema. Avrei preferito veramente un SPF molto più alto, almeno il doppio, ma va bene così. A breve inizierò a utilizzare, a breve, ho già iniziato a utilizzare altre creme solari sopra. Ancora per il viso, questa è la crema idratante che sto utilizzando la sera, che in questo periodo utilizzo questa della CeraVe, la mattina ovviamente con l'SPF, e la sera questa qui della Cetaphil, crema idratante, pelli secche e sensibili, non comedologico. E questo era un campioncino che mi fu omaggiato dalla farmacista quando comprai tutte le creme l'ultima volta che ci sono andata. Questo è un bel cremozzo. Non ha profumo, non ha profumazione. Il campioncino è da 14 grammi, quindi anche buono e consistente. Questa è la sua consistenza. È proprio bella importante. Cioè, la sera io quando la vado a stendere, la pelle ha bisogno di un attimo per dire: ok, mi stai facendo bere una squintalata di crema, dammi il tempo di assorbirla. Ne metto leggermente di meno rispetto a quanta crema metterei per una crema normale, non so se sono riuscita a spiegarmi, però ho la pelle visibilmente idratata, la mattina non ho segni di disidratazione, riesco a fare tutti i massaggini anche sul collo fino al décolleté e dopo passo anche il rullo di Giada. Ora vi faccio vedere. Se vi interessa una recensione su questo prodotto, ve la lascio nella i delle informazioni. Questo mi fu regalato da un'amica l'anno scorso. Vabbè, sono innamorata persa di questo rullo, lo adoro. È veramente un rituale serale di bellezza che non salto mai. Devo essere veramente accappottata, devo essere dopo una giornata infinita che non lo uso, ma idrato semplicemente e vado ad andare. Anzi, a volte, qua dove ho tutte le mie cosine, perché qua c'è la mia vanity e io dormo qua. Tante volte da dentro al letto cerco cose sopra la vanity, me le spiaccico in faccia quando sono troppo stanca e crollo addormentata. Quando invece ho un po' più di tempo mi siedo, mi idrato, mi sistemo e poi mi metto a letto. Comunque, ritornando alla crema serale, mi sta piacendo molto, ho il viso molto idratato, non segnato. Anche questa, io ho una sola che ogni tanto spunta e la vedo sempre in questo periodo abbastanza idratata e non fuoriesce. Le rughe nasolabiali, ora c'è un po' di fondotinta, però non sono molto pronunciate rispetto al normale. Mi piace molto. Penultimo prodotto per questo video è la crema 50 più che sto utilizzando, che ho utilizzato nell'ultimo periodo. È della Roche-Posay, si chiama Telios Dermapediax, è un prodotto adatto anche ai bambini molto piccoli.
Un SPF 50 più sia UVA che UVB è una lotion, quindi è molto molto leggera, facile da stendere, è un ottimo prodotto, mi sono trovata bene, non mi ha appesantito il viso, è stata un'ottima base fondotinta. Questo era un campioncino da 3 ml, l'ho usato con molto piacere. Le mie macchie solari non sono aumentate, anzi, non voglio dire che si sono attenuate perché le macchie solari non si attenuano, però almeno non si sono espanse, non mi sono usciti troppe lentiggini. Io ho le lentiggini già ad aprile inizio ad averle, e grazie a questa crema e a quella che vi ho mostrato prima sono di meno. Poi no, sono carine le lentiggini, però purtroppo le lentiggini in alcuni casi non sono nient'altro che macchie solari molto piccole. Quindi meno ne escono e meglio è. Comunque questa crema mi sono trovata molto molto bene. Ultimo prodotto per questo viso è uno scrub della Fruit Beauty, un superfood scrub corpo rigenerante con succo di arancia e carota. Questo mi è stato regalato da mamma, 98% di ingredienti di origini naturali, lo scrub corpo naturale sfoliante e levigante con granuli di nocciole, albicocche e olio vegetali, arricchito di vitamine e succo di frutta fresca per una pelle idratata, setosa. Per una pelle idratata, setosa e piacevolmente profumata. Vabbè, applicare sotto la doccia 1 o 2 volte a settimana su pelle umida, massaggiare emulsionando con l'acqua e poi risciacquare. Allora, è un prodotto molto morbido all'interno. Lo faccio vedere. L'ho usato anche nella doccia di prima. Molto profumato. I granuli non sono troppo spessi, quindi io una volta la uso su pelle umida bagnata e la volta successiva su pelle secca, perché ovviamente cerette, pantalone, eccetera, vuoi o non vuoi un po' di peli sotto pelle si annidano, la pelle deve rigenerarsi, quindi c'è bisogno ogni tanto di dare una botta in più di scrub, ma anche se la uso a pelle secca, questo scrub non è aggressivissimo, comunque è morbido, idrata comunque la pelle, lascia un bellissimo profumo sul corpo. Dopo la pelle è setosa, non hai bisogno neanche di idratarti, perché all'interno comunque c'è tutti. Che cosa c'era dentro? Ci sono gli oli vegetali, non mi usciva il termine, e quindi comunque la pelle è idratantissimo. Quando faccio la pedicure a casa con un prodotto che vi mostrerò nel prossimo video, stavo controllando la scaletta, utilizzo anche lo scrub per andare a ridefinire ovviamente il piede e utilizzarlo sulle cuticole delle unghie dei piedi, che sono ovviamente un pochino più dure rispetto a quello delle mani. Ne metto un po' sul giro cuticolo dei piedi, lascio agire leggermente, con il dito faccio un piccolo massaggio intorno alle cuticole. E poi tolgo via e spingo con un bastoncino, con uno spingicuticole non aggressivo. E sto già avendo dei buoni risultati, sto creando già il piedino carino per lo smalto estivo, che probabilmente quando caricherò questo video, ormai da mo' che ci mettiamo le scarpe aperte con lo smalto, ma ragazzi, mi dispiace, questo periodo sono veramente con l'acqua alla gola. Comunque mi è piaciuto tantissimo. Ok. Video dei prodotti di skincare recensiti dell'ultimo periodo finisce qua. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. Io ti ringrazio tanto per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!